Gianfranco Glielmi, sono gli istruttori di arti marziali alla palestra Zottoli Gym. E abbiamo visto qui all'interno di questa giornata dedicata al fitness qualche dimostrazione di questa disciplina. Quindi spiegavo un po' quelle che sono, diciamo, le direttive principali di questa disciplina e quanto è importante anche dal punto di vista psicologico, quindi anche dal punto di vista della formazione. Allora, noi pratichiamo due arti marziali principali, Jiu-Jitsu brasiliano e il Sanda, la parte del combattimento del Kung Fu. L'atleta si approccia a queste discipline e nell'iniziare impara a conoscere se stesso, il proprio corpo e di pari passo la propria psiche, nel senso che confrontandosi con ragazzi, con avversari, quindi con persone che non conosce, ha modo di mettersi alla prova, conoscere i propri limiti e poi, se ci riesce, con l'aiuto degli istruttori, a superarle. In questo modo noi speriamo sempre di poter dare a chi segue e pratica un equilibrio e una forza di carattere che va al di là o, diciamo così, al di sopra di quella che è la media. Pratichiamo lo sport a livello agonistico, quindi i ragazzi non solo lo fanno a livello amatoriale nella propria palestra, quindi in un ambiente protetto e quant'altro, però nel momento in cui escono fuori viaggiando e dovendosi poi confrontare con atleti di palestre diverse e quindi a loro sconosciuti, ecco che devono affrontare quelle che sono le paure, ritornando poi al discorso principale, dover superare queste paure e quindi migliorarsi e crescere in tal senso. Voi avete raggiunto diversi risultati a livello agonistico, qual è stata la soddisfazione più grande? Noi abbiamo partecipato a un campionato europeo quest'anno e i ragazzi, uno dei ragazzi che abbiamo portato, è salito al podio, quindi una grande soddisfazione sia da parte di noi allenatori, mia, di Gianfranco Glielmi, che saluto, che si è operato e non può essere con noi oggi qui in questa giornata di festa. Ed è un premio per i ragazzi che, tra virgolette, si donano anima e corpo a noi che li alleniamo, a Lello che li prepara fisicamente e, tra virgolette, ai genitori che si impegnano a sostenerli economicamente per affrontare quelle che sono poi le spese, purtroppo, di questo sport minore. E diamo qualche indicazione per chi ha voglia di iscriversi quindi alla palestra? Allora, noi siamo presenti con i turni di allenamento presso la Zottoli Gym a Fonte di Rocca d'Aspide. Ci alleniamo pressoché tutti i giorni, quindi basta andare nella sede, parlare con l'istruttore Lello o me e mettersi d'accordo poi per quelli che sono gli orari e fare poi un allenamento specifico. Questo da settembre, la palestra riaprirà l'8 settembre. L'8 settembre, per adesso nella pausa estiva ci alleniamo qui. Più breve tempo possibile. We'll be right back.
avrete la dimostrazione di come, scusate, maestro, tracking. Striking, scusate, sarebbe in piedi, vero? Kickboxing e quant'altro. Signore e signori, come si dice? Buona visione, MMA. Da settembre, Zottoli Gym, soluzioni per il corpo. Brigantino Fitness Day. Passo l'ultima parola al vostro maestro. Allora, adesso i ragazzi stanno facendo la propedeutica o l'allenamento base della parte di loop del Jiu Jitsu. In questo istante fanno la sequenza basica. Si simula una parte del combattimento che è quella a terra, dove la preda con le spalle a terra tenta di ribaltare l'avversario che sta sopra. Un esempio, Antonio e Francesco. Antonio Maglia Rossa ribalta l'atleta che sta sopra. La tecnica si chiama barricata, dal brasiliano la barrica, che è l'addome. Armlock o chiave al braccio. L'atleta sempre con la schiena a terra immobilizza il braccio dell'avversario e con l'uso delle gambe imprigiona la parte superiore del busto dell'avversario e applica una leva di rottura al gomito. Nella lotta del jiu-jitsu non viene fatta distinzione tra un atleta di 80 kg con un atleta di 70. Di solito viene premiata la tecnica, cioè capita spesso che atleti più leggeri riescano ad avere la meglio su atleti più pesanti, o come a volte pure capita, dove donne riescono
averla vinta su uomini. Triangolo, il triangolo Santaku è una tecnica di soffocamento. L'avversario viene imprigionato tra le gambe in modo, a modo triangolo, e con una compressione delle gambe viene soffocato tra collo e spalla. Questa è la tecnica preferita da chi è più leggero rispetto a uno più pesante. La figura, dal nome di chi l'ha usata per la prima volta, una tecnica di rottura della spalla. Sempre l'atleta con la schiena a terra, immobilizza il polso dell'avversario, poi sovrastando la spalla applica una leva di torsione che facilita la fuoriuscita dell'articolazione della spalla con la lussazione o rottura con la stessa. Passaggio di guardia libero. Da questo tipo di lavoro i ragazzi con la schiena a terra e quelli in piedi simulano una fase critica del combattimento, cioè un avversario è stato schienato, quindi ha la schiena a terra, e l'altro cerca di passare la guardia, ovvero l'ostruzione che il ragazzo con la schiena a terra può fare con le gambe. Una volta passata la suddetta guardia, quindi una volta che io riesco ad andare al di là dell'anca del mio avversario, posso riuscire ad applicare una tecnica di posizionamento, ovvero un'immobilizzazione, ed avere poi il controllo del proseguo del combattimento. Il combattimento parte in piedi, quindi gli avversari e gli atleti si trovano uno di fronte all'altro come stanno adesso. La possibilità di scegliere di portare il combattimento a terra fa sì che uno possa decidere di saltare letteralmente in guardia all'avversario, afferrare la gamba, farlo cadere e da lì poi ambientarsi per controllarlo, posizionarlo. Nella versione poi estrema, quindi l'MMA, una volta a terra si può optare per la parte percussiva, quindi pugni, gomitate, eccetera eccetera. Stop, pausa. www.webtv.it. Yeah.
Di dolore batte sull'atleta e lo lascia. Un suplex, controllo della schiena, chiave al braccio, armlock. L'atleta rosso batte sulle mani e si arrende. Clinch, controllo, triangolo in volo, controllo, soffocamento, chiave al braccio, battuta. Double leg, si afferra le gambe, controllo laterale, si viene schienato l'avversario, americano al braccio, l'atleta batte. Clinch, double leg, doppia gamba, proiezione, atterramento, controllo dell'avversario, afferra la schiena, questa porta a 4 punti, chiave al braccio, batte. Dokuruma, controllo del braccio, clinch, salto in guardia, tentativo di raspado o di impattamento, si pilla con pantalone mimetico, passa la guardia, controlla lateralmente l'avversaria, dominica, cerca di andare in monta, cioè di passare al di là delle anche dell'avversario, dominica glielo impedisce. Montata presa, qua l'altro attribuisce punti, punta di lato, chiave al braccio. Spilla con le gambe, tiene chiusa in guardia Domingo. Cerca di afferrare il braccio per una chiave, Kimura, off. Ancora. Mezza guardia tenuta da Dominga con pantalonino. Sibilla cerca di uscire, ne esce, controllo laterale, questa da punti, dopodiché cercherà o una finalizzazione o una una postura che dà più punti. Passaggio di guardia. MMA today, Brigantino. Un applauso
ancora, overtreti, maestri, grazie ragazzi. Siamo con Antonella, che fa parte del gruppo che organizza le attività sportive qui a Lido Brigantino. Antonella, questa è una giornata particolare dedicata tutta al fitness, quindi per sensibilizzare, per far capire alla gente l'importanza dello sport. Sì, è vero, questa è una giornata dedicata allo sport, ma soprattutto anche per creare gruppo, per creare sinergia ed unione, anche perché noi crediamo fortemente, questo è un progetto che è nato 2 anni fa, diciamo quasi per scherzo, e che adesso nel tempo e pian piano stiamo cercando di portarlo avanti sempre creando delle sinergie e rafforzando quello che è il lavoro, le iniziative, gli eventi. Quindi tutto questo è dedicato alla gente per far sì che si diverta, che abbia un input di vita sana, di stare insieme, insomma divertendosi. La spiaggia e il sole sono uno, secondo me, dei luoghi che comunque crea l'emblema per il divertimento e per stare bene. Quindi diciamo che la parola d'ordine è sport, sole e mare. Brava! Esibizione, eccoli che arrivano. Wow, W-A-O, wow! Signore e signori, nel secondo gruppo si esibiranno gli allievi del corso avanzato sul brano Oigombembe. E la sente la clave. Ecco il secondo show, ci sono esibiti gli allievi del corso avanzato, questa era la scuola Latin Passion Group.